Allora, queste sono foto realizzate in 10 anni sul territorio della Basilicata, sono 7 comuni, sono 3 foto per ogni comune, stampate su plastica perché possono stare all'intemperie, staranno nel comune di Tricarico fino al 3 marzo. I comuni sono Aliano, Tricarico, San Mauro Forte, Trivigno e Pignola. Sono foto che riprendono i nostri carnevali antropologici e che vivono e che stanno rivivendo una nuova stagione di considerazione all'interno del quadro turistico e culturale di questa regione. Questa mostra è stata voluta dall'Archeo Club di Tricarico in collaborazione con l'Archeo Club di Melfi, con le istituzioni, abbiamo coinvolto l'APT, la Proloco, la Regione Basilicata, Dipartimento Cultura, perché vuole essere un'apertura al territorio, far conoscere la Basilicata, far conoscere anche Tricarico, perché penso che questi percorsi siano importantissimi, sono diciamo l'emblema di una civiltà, per cui ci sembrava interessante, ecco, che questa mostra si snodasse lungo il centro storico di Tricarico. Questo è quello che abbiamo immaginato, che fosse diciamo fatta all'aperto, costantemente visitabile da chi percorre questi vicoli. Questo era l'intento di questa mostra. Perché noi eravamo sotto la sovrintendenza di Bari. Mo vediamo se ci sono là, mo gli facciamo una lettera ufficiale. Hai promesso che ti dà? Sì, figurati. No, se possono tornare qui sarebbe proprio da così. Stanno bene. Allora, le stampe sono 21, 3 per ogni comune, per ogni paese, sono stampate su banner, proprio perché devono stare all'intemperie, al sole, quindi anche se la qualità perde un po', però l'utilizzo è quello, l'idea è quella di farle vedere all'esterno e non in un luogo chiuso. Oggi abbiamo inaugurato alle 11.30 questa mostra innovativa, perché abbiamo portato i carnevali della Basilicata sul territorio, il modo per aprire l'associazione al territorio portando la gente su dei vicoli che difficilmente andrebbero a visitare. Abbiamo realizzato questo percorso itinerante della maschera lucana, del carnevale lucano qui a Tricarico. Noi siamo stati orgogliosi, lieti
di aver ospitato fra i primi in Basilicata questo tipo di evento, grazie all'Archeoclub, alla Proluco e alla collaborazione dell'amministrazione. Io vi aspetto qui a Tricarico il 2 marzo, il 10 febbraio e poi anche il 3 marzo per scoprire le bellezze turistiche del nostro paese e del nostro territorio. Sì, è soffitto.